La colonna sonora di questo video potrebbe essere tema omaggio a Joyce di Luciano Berio, perché è troppo presto stamattina. Siamo very very early in the morning e voglio inaugurare un nuovo tipo di video che è tanto che voglio fare, e cioè come faccio a trovare le cose quando mi servono. Ad esempio, io adesso ho bisogno di un paio di secchi a casa. In uno vorrei metterci la spazzatura, vorrei fare un cestino per il laboratorio, e però i secchi li ho prestati a un caro amico che sta facendo dei lavori in casa e che saluto da questo video con l'altra mano. Ti saluto con l'altra mano, Ninux. E quindi siccome mi servono dei secchi, noi gireremo per queste strade e vedremo se troveremo dei secchi, ma anche volendo delle altre cose. Perché la gioia di vivere in questo paese in senso lato, ovviamente, in questi luoghi, è il fatto che spesso si trovano le cose semplicemente per strada, così. Quindi ora noi vedremo se avremo fortuna e se troveremo queste cose. E devo mettere in pausa perché il copyright, maledizione, ma io so che qui c'è della spazzatura, quindi adesso mi fermerò e andrò ad osservare questa spazzatura. Ed ecco dei secchi, come vedete, come adesso vedrete. Andiamo a cercare. Fonte di gioia. Ne trovo già uno perfetto. Vedete, la gente butta via le cose e io trovo le cose. Questo no, questo contiene terra. Possiamo svuotare qui. Però questo è bruttino, sinceramente. Questo lo mettiamo qua e questo è più grande e lo svuotiamo qui. Perfetto. E come vedete, come per magia, ho recuperato due secchi, due meravigliosi secchielli. Uno e due, certo, un po' da pulire. Bene, abbiamo così concluso due task. Il primo è sporcarci le mani con della terra, con dei calcinacci. Il secondo task è dare una pulita all'ambiente, perché abbiamo tolto due secchi di plastica da lì. Ora qua c'è un altro punto dove si trovano delle sorprese e noi ci fermeremo esattamente in questo punto per valutare alcune di queste sorprese. Ecco, ma effettuiamo solo una valutazione, perché vedo che quel secchio metallico purtroppo è corroso. C'è un alimentatore, il resto delle cose non servono. Vetro. Non c'è nulla che ci serve. Che peccato. Comunque, come vedete, si trovano tante cose. È sempre piacevole
trovare queste cose. E se da una parte è bello trovare le cose nella spazzatura perché state, in quel momento state riciclando, dall'altra parte ovviamente è una cosa orrenda il fatto che ci sia tutta questa spazzatura in giro, ed è una cosa pazzesca, è una cosa che non ha soluzione secondo me. Non c'è soluzione. L'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male e quindi niente, possiamo solamente trarre il meglio da questi cumuli di spazzatura che ogni tanto troviamo per strada. Spesso si trovano cose utili che qualcuno getta via, sporcando l'ambiente, imbrattando, facendo un macello. Ci sono schifezze ovunque, busta di spazzatura, si gira in campagna e c'è veramente uno schifo, e non solo in campagna ovviamente. Da una parte c'è chi butta via tutto per strada, dall'altra parte c'è sicuramente l'amministrazione che non fa un cazzo, assolutamente un cazzo per pulire, e quindi tutto rimane così. Tutto rimane così, non ci resta che ogni tanto fare qualche giro, recuperare qualcosa di utile. E chi lo sa, forse potrei continuare questa serie di video. C'è questa cosa che si chiama Urban Exploring, dove si vanno ad esplorare i posti abbandonati, l'urbex. Io vorrei fare il Trash Exploring, dove si vanno a visitare le discariche abusive e i cumuli di spazzatura che ogni tanto si trovano in giro, e chissà che non si trovi qualcosa di interessante da recuperare.